Commovente e partecipata, la cerimonia che si è svolta presso l'aula consiliare Paolo Borsellino del municipio di Castel di Lucio, nel corso della quale l'associazione Emanuele Teresi Onlus ha donato un defibrillatore alla locale stazione dei Carabinieri. Con iniziative analoghe in tutta Italia, il progetto dell'associazione La Via della Vita è finalizzato a sensibilizzare alla prevenzione degli incidenti cardiovascolari e alla cultura del primo soccorso. L'associazione nasce infatti dalla volontà dei genitori del giovane Emanuele, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale il 4 giugno 2009 a Palermo e che per onorarne la memoria hanno scelto di profondere il loro impegno per impedire che altre tragedie simili possano accadere. Donato un apparecchio salvavita anche alla comunità castelluccese. Alla manifestazione moderata da Giuseppe Mancuso sono intervenuti il presidente dell'associazione Giovanni Tieresi, padre di Emanuele, il sindaco di Castel di Lucio Pippo Nobile, il docente universitario Antonio Matasso, il parroco Carmelo Lipari, il capitano della compagnia dei carabinieri di Mistretta Filippo Lofranco, il comandante della locale stazione Matteo De Paola e il responsabile Croce Rossa del Comitato Valle della Lesa Mimmo Tata, il quale si è reso disponibile ad organizzare cicli di formazione su come utilizzare il defibrillatore e prestare un primo soccorso. A conclusione dei lavori, il professor Matasso ha tenuto un intervento sul valore della vita nella storia, nella letteratura e nell'arte. Una parte delle risorse per acquistare il defibrillatore è stata offerta dalle famiglie Matasso e Giordano, in ricordo del commercialista Placido Matasso, recentemente scomparso.